Le riverenze epistolari verso Maria Anna Tecla sono prive di quei gesti, di quelle cerimonie aggraziate e sentimentali che caratterizzano la cultura epistolare dell'epoca. Tra i due corrispondenti i rapporti sono situati al di fuori di complessi codici comportamentali, che nelle sue lettere, dettate più dal corpo che dalla Sehnsucht, il musicista non dia spazio né alla prudenza né alla decenza, si può in qualche modo spiegare con il legame di parentela che lo univa alla destinataria. Dopo il periodo trascorso insieme ad Augusta, nell'ottobre del 1777, non vi era certo bisogno che si creasse una confidenza tra cugino e cugina. Nella corrispondenza sono a disposizione non solo le dilatate licenze epistolari, ma anche quelle tra parenti. D'altra parte, alla relazione tra Mozart e la cugina è senz'altro mescolato un fenomeno di erotismo, come testimoniano frequentemente allusioni e giochi di parole. L'indiscutibile ambiguità di questa corrispondenza si rivela appunto nella sua duplice destinazione, rivolta a una parente e al tempo stesso al potenziale oggetto dei desideri cugineschi. Ma l'ambiguità del discorso non conduce dritto a un inequivocabile reperto d'amore, né lo si deve diversamente reperire in questa sede. Sino a che punto dall'accenno di un passatempo erotico si possa giungere a una relazione sentimentale tra Mozart e la cugina, non è questo che possa interessare il lettore. Ai biografi, non ad altri, competono quelle speculazioni che ruotano intorno al rapporto tra i due corrispondenti, volgendosi da un se a un se non in questa o in quell'altra direzione. Qui non interessa né l'emancipazione sessuale di un genio ricalcitrante né la verginità di un musicista, ovvero di sua cugina. Le lettere qui presentate non sono delle lettere d'amore e le allusioni erotiche in esse contenute non consentono di risalire agli affetti intercorsi tra i due cugini. Anche quando parlano d'amore, talvolta persino di Sehnsucht, le lettere lo fanno in modo inaffidabile, perché umoristico. Troppo intensamente l'autore basta a se stesso perché si possa parlare di desiderio. Il suo qui e ora non consente che si strugga nell'essenza. Ovunque egli si trovi, a Salisburgo, Mannheim o Kaisheim, la sua attenzione è concentrata sul presente e non su ciò che è lontano. A rendere Mozart autore di lettere è la sovrabbondanza del presente con le sue piccole scene, il piacere dell'attimo con le sue energie vitali riversate nei giochi di parole. La costrizione dell'assenza sembra non tormentarlo, almeno in relazione alla cugina. Ciò risulta evidente quando solo si consideri che le lettere non simulano una vita a due, sia pure epistolare, l'essere tra sé degli amanti in segreto. Proprio non sembra che Mozart sfrutti per la sua corrispondenza l'ora prima del riposo di cui parla Sedlin, comunemente debitrice della Sehnsucht, né l'atmosfera malinconica di questo momento si comunica mai allo scritto. Lo sfondo scenico e linguistico delle lettere è costituito invece dalla chiara luce del giorno, occupato dalla famiglia. Nella stessa stanza si trova infatti la madre, costantemente pronta a inserirsi nell'evento epistolare e a intrufolarsi nella discussione su quel tema che caratterizza prima d'ogni altro il qui e ora di Mozart, il posticino e i suoi fini, i venti e il loro spirare. E qui la Vogel inserisce uno stralcio da una lettera che Mozart scrisse alla cugina. Ecco la lettera
di Mozart. Ora devo raccontarle una triste storia che è accaduta in questo momento. Mentre sono tutto intento a scrivere la lettera, sento qualcosa fuori, in strada. Smetto di scrivere, mi alzo, vado alla finestra e non sento più niente. Mi risiedo, ricomincio a scrivere, non ho scritto neanche 10 parole, che sento di nuovo qualcosa. Mi rialzo, come mi alzo, sento ancora qualcosa, ma molto debole. Però c'è odor di bruciaticcio, puzza, ovunque mi sposti. Se guardo fuori dalla finestra, l'odore scompare. Come guardo dentro, rieccolo. Finalmente la mamma mi dice: «Wolfgang, scommettiamo che ne hai tirato un altro?» «Non credo, mamma». «Sì, sì, sì, è proprio così». «Allora faccio la prova. Mi infilo il primo dito nel culo, poi annuso e...» «Ecce provatum est». La mamma aveva ragione. Ora mi stia bene, la bacio 10.000 volte e sono come sempre il vecchio giovane codino di porco. Wolfgang Amadeus Ghirlandino. E continua lo scritto della Vogel. Alla destinataria della lettera, la triste storia fornisce innanzitutto chiarimenti sul potere di un presente che, aspirando a essere vissuto, è nemico di ogni lettera e di ogni differimento. Nella sua pienezza il momento esonera il cugino dallo scrivere. Le impellenti ricerche dell'attimo gli comandano di deporre penna e carta. Magicamente attratto dai suoi stessi odori, egli abbandona la scrivania. Per di più Mozart, nella soluzione dell'enigma, si lascia assistere dalla madre e non dalla cugina. Nel corso di un colloquio familiare l'origine dell'inconveniente è chiarita. Il colpevole è smascherato e si rimanda alle sagge parole di colei a cui nulla di umano risulta estraneo e il cui discorso diretto è da tener presente prima d'ogni lettera. In tal modo il passo citato risulta emblematico di come l'autore si sinceri costantemente della sua esistenza corporea. Invece di gettare ponti sublimi verso la lontana cugina, egli la trascina come spettatrice sulla scena del presente. Implacabilmente fa sfilare davanti a lei il qui e ora e le sue forze motrici. Fin tanto che la corrispondenza con la cugina perdura, lo scrivere lettere è in stretta relazione con il lavoro del tratto digerente. Prima di scriverle devo andare in quel posticino. Su questa frase del 3 dicembre 1777 si fonda la poetica epistolare mozartiana. Quando Mozart scrive, la complessa tecnica culturale della lettera, con il suo difficile gioco tra vicino e lontano e i suoi programmatici riguardi verso la mancanza di riguardi del corpo, è messa decisamente alla prova. E qui di seguito vi propongo la lettura di tre lettere che Mozart scrisse alla cugina. Mannheim, 5 novembre 1777. Amatissima cuginetta coniglietta, il di lei scrivo pregiato l'ho ricevuto ben ripiegato e rigirato ne ho ricavato che il signor cugino Salvottino e la signora cugina Leprottina, lei come me, sono su di giri biri. Siamo anche, grazie a Dio e grazie ancora, in buona salute, almeno per ora. Oggi ho allungato le sgrinfie strinfie anche sulla lettera sguercia del mio papà. Spero che lei abbia ricevuto nonché avuto grattugiato lo scritto inzuppato che da Mannheim le ho mandato. Tanto meglio, meglio tanto. Ora però qualcosa di assennato. Mi dispiace molto che il signor prelato in insalato sia nuovamente stato da un colpo e da un peto colpito. Pure spero, con l'aiuto del divin dileggio, che non ci siano conseguenze maialesche o peggio.
Lei mi scrive fissamente che manterrà il suo giuro spergiuro, quello che aveva in mente prima della mia partenza da Ogosto e presto lesto. Beh, mi farà certo spiacere. Inoltre mi scrive, anzi, estrinseca, evidenzia, annuncia, fa sapere, chiarisce, allude, ragguaglia, rende noto, mette in luce, pretende, ambisce, desidera, vuole, vorrebbe, ordina che, detto fatto, io le invii il mio ritratto. Ebbien, lo invierò certo di zacchere e pillacchere coperto. Qui, par mala foi, ti caco sul naso e tutto attorno al mento. A propos, ce l'ha sempre lo spunicunifè? Cosa? Se lei mi vuole ancora bene, lo credo bene. Tanto meglio, meglio tanto. Già, così va il mondo. Uno ha la borsa e l'altro i soldi. Lei, con chi sta? Con me, vero? Lo credo. Ora va peggio ancora. A propos. Non le piacerebbe tornare presto dal signor Battiloro? Ma per far che? Cosa? Niente. Solo per chiedere dello spunicunifè? Nient'altro. Nient'altro? Beh. Evviva tutti quelli che... Come va avanti? Adesso auguro una notte buona. Smerdi il letto finché risuona. Dorme contento chi tira il culo su fino al mento. Ora vado a gozzovigliare per poi potermi un po' addormentare. Domani ci parleremo in modo assennato, spezzato. Le dico di avere una cosa a mucchi. Lei crederlo non potrà, ma domani sentirà. Nel frattempo mi stia bene. Ah, mi arde il culo come il fuoco. Che vorrà mai dire? Che la merda vuole uscire? Sì, sì, merda. Io ti conosco, io ti vedo, io ti gusto. E che è mai? Possibile? Oh, dei... Non mi inganni, orecchio mio? No, è così, così davvero. Quale suono lungo e triste... Oggi il 5 questo scrivo, e ieri ho parlato con l'illustrissima consorte del principe elettore e domani 6 suonerò nel grande concerto di gala e poi ancora nel cabinet, come mi ha detto la Pessaprinci in persona. Ma adesso davvero qualcosa di serio. Arriveranno nelle sue mani una o più lettere a me dirette. Nel qual caso la prego di... cosa? Già, un volpacchiotto non è un leprotto. Ecco, questo. Dunque, dove ero rimasto? Ah, sì, arriveranno. Sì, arriveranno. Sì, chi? Chi arriverà? Ah, ecco, ora ricordo. Lettere, arriveranno lettere. Ma che genere di lettere? Beh, lettere per me che prego di inviare appunto a me. Le farò sapere per dove proseguirò una volta partito da Mannheim. Ora, numero 2. La prego, perché no? La prego, carissima pazzerella, perché no? Se per caso scrive alla signora Tavernier a Monaco, faccio un complimento da parte mia per le due signorine Freisinger. Perché no? Curioso. Perché no? E alla più giovane, cioè alla signorina Giuseppa, porgo tutte le mie scuse. Perché no? Perché non dovrei chiedere scusa? Curioso. Dunque non saprei perché. Le faccio tutte le mie scuse per non averle ancora inviato la sonata promessa, ma appena possibile la manderò. Perché no? Cosa? Perché no? Perché non dovrei mandarla? Perché non dovrei spedirla? Perché no? Curioso. Non saprei perché? Insomma, lei mi farà questo piacere. Perché no? Perché non dovrebbe farmelo? Perché no? Curioso! Anch'io gliene faccio uno se vuole. Perché no? Perché non dovrei farglielo? Curioso! Perché no? E non saprei perché non dovrei. Non dimentichi di porgere da parte mia un complimento anche al papà e alla mamma delle due signorine, perché sarebbe una mancanza grossolana se si dovesse aver lasciato dimenticato padre e madre.
Quando poi avrò finito la sonata, la invierò io stesso a lei, insieme a una lettera, e lei avrà la bontà di spedire il tutto a Monaco. Adesso devo finire, e la cosa mi secca da morire. Signor cugino, andiamo svelti alla Santa Croce e guardiamo se c'è su ancora qualcuno. Non ci fermiamo solo per bussare, nient'altro. Ora devo raccontarle una triste storia che è accaduta in questo momento. Mentre sono tutto intento a scrivere la lettera, sento qualcosa fuori in strada. Smetto di scrivere, mi alzo, vado alla finestra e non sento più niente. Mi risiedo, ricomincio a scrivere, non ho scritto neanche 10 parole, che sento di nuovo qualcosa. Mi rialzo. Come mi alzo, sento ancora qualcosa, ma molto debole. Però c'è odor di bruciaticcio, puzza, ovunque mi sposti. Se guardo fuori dalla finestra, l'odore scompare. Come guardo dentro, rieccolo. Finalmente la mamma mi dice, scommettiamo che ne hai mollato uno? Non credo, mamma. Sì, sì, è proprio così. E allora faccio la prova, mi infilo il primo dito nel culo, poi annuso e ecce provatum est, la mamma aveva ragione. Ora, mi stia bene, la bacio 10.000 volte e sono come sempre il vecchio giovane coda di suino. Wolfgang Amadè Ghirlandino. Da noi due viaggiatori, mille complimenti al signor cugino e alla signora cugina, a tutti i miei buoni amici strici. Il mio saluto nuto. Addio alla streghetta folletta, 333 fino alla fossa se vivranno le mie ossa. Mannheim, il 5 Erbotto, 7771. Notare che ha scritto il mese e la data al contrario. Una seconda lettera di Mozart alla cugina, 13 novembre 1777. Adesso scrivile una buona volta una lettera assennata. Dentro ci puoi mettere anche degli scherzi, ma in modo da farle capire che tutte le lettere ti sono arrivate, così non dovrà più preoccuparsi e stare in pensiero. Ma trescernis, cuisine, fille, mère, sœur et épouse. Può fare il cielo e mille sacristi, strapazzi croati, diavoli, streghe, fattucchiere, infiniti battaglioni crociati, accidenti agli elementi, aria, acqua, terra e fuoco, Europa, Asia, Africa e America, gesuiti, agostiniani, benedettini, cappuccini, minoriti, francescani, domenicani, certosini e cavalieri della Santa Croce, canonici, regulares e irregulares, e tutti i poltroni, cialtroni, furfantoni, cazzi e coglioni a penzoloni, asini, bufali, buoi, matti, sempliciotti e mentecatti. Sono queste le maniere? 4 soldati e 3 bandoliere? Un pacchetto così, senza ritratto? Ero già tutto bramoso, proprio ci credevo, perché lei stessa mi ha scritto da non molto che lo avrei ricevuto presto, assai presto. Dubita forse che io non mantenga la parola? Voglio proprio sperare che non ne dubiti. Dunque la prego, me lo mandi, quanto prima, tanto meglio. Spero inoltre che sarà appunto come lo avevo richiesto, cioè in foggia francese. Se Mannheim mi piace? Mi piace come può piacere un posto senza cuginetta. Perdoni la mia brutta scrittura, ormai la penna è vecchia. Da quasi 22 anni cago dallo stesso buco e non si è ancora consumato. Nonostante le volte che ho cagato e con i denti la merda ho staccato. Spero che lei invece, com'è vero, abbia ricevuto regolarmente le mie lettere. Vale a dire una da Hohenheim, 2 da Mannheim e questa, che com'è vero è la terza da Mannheim, ma in totale la quarta, com'è vero. Ora devo chiudere, com'è vero, perché non sono ancora vestito e tra poco mangiamo. Per poter poi nuovamente cagare, come è vero. Mi voglia sempre bene, come io a lei, così non cesseremo mai di volerci bene,
pur se il leone si aggira tra le mura, pur se del dubbio la crudel vittoria non fu ben ponderata e la tirannia dei despoti su una falsa china è scivolata, così pure Codro, il saggio filosofo, mangia spesso moccio per pappa d'avena e i romani, sostegno del mio culo, sono sempre stati e sempre rimarranno esenti da spese. Adieu! J'espère que vous aurez déjà pris quelques leçons dans la langue française. Et je ne doute point que, écoutez, que vous saurez bientôt mieux le français que moi. Car il y a certainement 2 ans que je n'ai pas écrit un mot dans cette langue. Adieu, cependant. Je vous baise vos mains, votre visage, vos genoux et votre... Enfin, tout ce que vous me permettez de baiser. Je suis de tout mon cœur, votre très affectionné neveu et cousine Wolfgang Amadé Mozart. Mannheim, 13 novembre 1777. Terza lettera, sempre da Mozart alla cugina. Il 3 dicembre del 1777. Ma très chère cousine, prima di scriverle devo andare in quel posticino. Ah, è fatta! Ah, ora mi sento sollevato. Ora mi sono tolto un peso dal cuore. Adesso posso tornare a ingozzarmi. Insomma, quando ci si è svuotati ben bene, la vita è di nuovo piacevole. Avrei ricevuto puntualmente il di lei scritto del 25 novembre se lei non avesse scritto di aver avuto male alla testa, gola e braccia e che adesso, ora, in questo istante, al momento non ha più dolori. E così ho ricevuto puntualmente il di lei scritto del 25 novembre. Già, già, mia amatissima leprotta ragazzotta, così va il mondo, uno alla borsa e l'altro i soldi. Lei... per cosa tiene? Per la... E c'è qui una mano disegnata che indica. Vero? Hop, pappa, battimazza, tiemmelo stretto. Non me lo stringere, tiemmelo stretto. Non me lo stringere, leccami il culo, battimazza. Sì, è vero, chi ci crede sarà beato e chi non ci crede andrà in cielo, ma dritto come un fuso e non così come scrivo. Vede dunque che riesco a scrivere come voglio, chiaro e disordinato, dritto e storto. Ultimamente ero di cattivo umore e scrivevo bene, con ordine e proprietà. Oggi sono di luna buona e scrivo disordinatamente, storto e allegro. Ora si tratta solo di sapere cosa le piace di più. Devo scegliere tra i due modi, perché non conosco vie di mezzo. Bene o in disordine, dritto o storto, serio o allegro, le prime 3 parole o le ultime 3. Attendo la sua decisione nella prossima lettera. La mia è presa. Se mi scappa, vado. Però, a seconda delle circostanze, se ho preso la purga, corro. E se proprio non riesco più a tenerla, me la faccio nei calzoni. Piede, ti salvi Dio che la gamba è già sul davanzale. Sono molto grato alla cara cugina, signorina, per i complimenti della signorina Frinzinger che la cara signorina Giuliana ha avuto la cortesia di inviarmi. Lei mi scrive che io saprei già molto, ma il troppo è troppo. In una lettera ammetto che è troppo, ma un po' alla volta si potrebbe scrivere molto. Cerchi di capire, per la sonata bisogna armarsi di ancora un po' di pazienza. Se fosse stato per la cuginetta sarebbe finita da un pezzo. E chissà poi se Mademoiselle Frinzinger ci pensa ancora. Ciò nonostante farò più presto che posso, scriverò una lettera di accompagnamento e pregherò la mia cara cuginetta di inviare tutto puntualmente. A propos, da quando sono partito da Augusta non mi sono mai tolto i pantaloni, a parte la notte prima di andare a letto. Cosa mai penserà nel vedere che a Mannheim sono ancora, sempre e ogni ora? Questo perché non sono ancora partito, verso nessun sito. Ma ora credo che presto Mannheim partirà.
Però Augusta, da lei, può sempre scrivermi e indirizzare la lettera a Mannheim, fino a nuovo avviso. Il signor cugino, la signora cugina e la signorina cugina riveriscono la mia mamma e me. Cominciavano già a preoccuparsi pensando che fossimo ammalati, non avendo ricevuto nostre lettere per tanto tempo. Finalmente l'altro ieri la nostra lettera del 26 novembre li ha sollevati e oggi, 3 dicembre, lei ha il piacere di rispondermi. Dunque, manterrò quanto le ho promesso? Ciò la farà contenta. Solo non dimentichi di comporre Monaco per la sonata, perché quando si è mantenuto una volta, bisogna anche prometterlo, si deve ogni ora essere parola di uomo. Ma adesso cose serie. Le voglio raccontare in fretta questa. Oggi non ho mangiato a casa, bensì da un certo signor Wendling. Ora, deve sapere che costui mangia sempre all'1:30. È sposato e ha una figlia che però è sempre malaticcia. La moglie canterà nella prossima opera e lui suona il flauto. Dunque immagini un po' come scoccata 1:30 ci siamo seduti tutti a tavola per mangiare, meno la figlia che è rimasta a letto. A tutti i buoni amici e amiche di entrambi un culo pieno di ossequi. Ai di lei genitori vedisi pagina 3, riga 12. Ora non ho più niente di nuovo da aggiungere, se non che una vecchia vacca ha stronzato una nuova cacca. E con ciò addio Anna Maria Ferraia, nata a Chiavaia. Stia in salute e mi voglia sempre bene. Mi scriva presto perché fa davvero fresco. Mantenga quel che ha promesso, altrimenti io mi spezzo. Addio, mon Dieu, baci a mille io, le mando e di colpo poi rimango. Mannheim senza moccio il 3 dicembre che non è più temporà. 1777 in piena oscurità, da adesso fino all'eternità. Amen. Ma très chère cousine, è mai stata a Berlin? Il vero cugino schietto, con tempo buono o abietto? Wolfgang Amadeus Mozart amai de, cagare e dura. Ahimè!